Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del banner di Cloud. Come sempre, ovviamente vi do una mia idea in generale di quello che è il diciamo l'arma fondamentalmente del personaggio, che in questo caso è un'arma che effettivamente ci aveva un attimino spiazzato per quanto riguardava animazione, colori e tutta interpretazione che era possibile immaginare, mentre invece abbiamo, come ho detto io, overthinkato, quindi abbiamo pensato troppo effettivamente, e diciamo il gioco ci ha donato un'ennesima arma secondaria di Cloud per completare i suoi kit, che effettivamente non mi dispiace più di tanto. Non mi dispiace più di tanto perché comunque l'arma di Cloud in questione, se la andiamo appunto a vedere nel dettaglio, che cosa ci consente di ottenere? Ci consente di ottenere un'arma che praticamente dà già a livello, diciamo, senza overboost, un 630 di danno fisico non elementale, che non è neanche tanto malvagio a dire la verità, dove praticamente abbiamo la possibilità di incrementare il danno fuoco, ghiaccio e tuono in potencies mid, max mid, fino ad overboost 6, ovviamente, dove appunto la max potencies va high e l'attacco addirittura è un 880% OB6, quindi non è neanche tanto malvagio come moltiplicatore, però ovviamente la cosa più importante è che dona praticamente la potenza elementale aumentata di 3 setup, di cui 2 free, che possiamo fare per Cloud. Perché free? Ovviamente free lo metto tra virgolette perché Murasame e Sky Splitter sono armi che è possibile mettere in wishlist e che è possibile trovare anche tramite ticket o comunque trovarle in generale. Quindi questa comunque sia è un'arma che potenzia due build elementali di Cloud, quella fuoco e quella tuono. Ovviamente qui il dramma potrebbe essere il costume, perché magari uno non ha il costume elementale tuono, non ha il costume elementale fuoco, però se avete pullato durante l'anniversario e avete il costume Bahamut, quello può andare benissimo, quindi non vi preoccupate più di tanto. È vero, si perde qualcosina dal punto di vista elementale, ma in qualità di danni il vestito Bahamut è veramente comodo, quindi se avete quello potete tranquillamente utilizzare quel vestito. L'arma di per sé a me piace. Credo che comunque singola copia l'andrò a prendere anche in questo caso, perché comunque avere già subito un potenziamento mid elementale per un personaggio come Cloud, che io possiedo in tutte le salse, è comunque comodo, perché è comunque comodo, c'è poco da fare. Però non credo ovviamente di andare oltre con le pullate e probabilmente mi fermerò alla singola copia e cercherò appunto di prendere la singola copia, starmene lì e GG a tutti quanti, senza nessun tipo di problema. Mentre invece per quanto riguarda il costume, è comunque un buon costume, soprattutto se non avete costumi praticamente per Cloud, perché comunque avrete la possibilità di avere difesa fisica e magica aumentata del 15%, e in più ovviamente la Physic Ability Mastery, dove avrete un 15% di danno in più con abilità fisica quando la stance di attacco sarà carica al massimo. Quindi è comunque un abito che può aiutare Cloud, solo che appunto dal punto di vista elementale non aiuta tantissimo, sinceramente. Aiuta tantissimo dal punto di vista proprio fisico, di physical ability o comunque fisico in generale di Cloud, però dal punto di vista elementale ovviamente questo non è un costume che fa per voi. Se avete il costume Bahamut, vi ripeto, secondo me è molto meglio. Questo è un costume decente, specialmente per le difese, perché comunque difesa fisica e magica del 15% non è poco, non è assolutamente poco, soprattutto in contenuti dove si ha bisogno di avere comunque una forte predisposizione alla difesa fisica e magica, quindi non è affatto male il costume, però secondo me il costume Bahamut rimane superiore. Per quanto riguarda il resto del banner, secondo me non c'è nient'altro da dire. L'unica cosa su cui forse effettivamente potrei soffermarmi sono le Refined. Tra l'altro bellissima le support ability, dove hai praticamente a fuoco, ghiaccio e tuono tutto quanto con l'ability boost, quindi tutti i blow o comunque le magie singole praticamente boostate.
specialmente col fatto che le stiamo farmando durante l'evento questo di Final Fantasy 6. Bella idea questa, anche per dare una originalità all'arma praticamente, anche se questa come arma principale è difficile che possa essere utilizzata, se non forse per questa collab, giusto per avere il trio elementale e quindi aiutare nelle coop e aiutare nello stage singolo, ma fondamentalmente parlando non credo che verrà mai utilizzata come arma principale. Le Refined purtroppo sono un po' quello che sono. Mi piace il boost attacco generico, dato che ormai l'attacco fisico praticamente viene overcappato solo con l'arma principale, quindi ottimo il boost attacco fisico. Il boost ability generico invece sinceramente ni. Mi sarebbe piaciuto avere o un physical ability potencies o addirittura un buff debuff extension, perché anche se minimo mi avrebbe consentito comunque di prolungare la durata dei miei buff, e dato che comunque stiamo parlando di un'arma a 4 barre ATB e non 3 barre ATB, quindi abbiamo comunque un buon dispendio di ATB per mantenere alti i buff elementali, se effettivamente in singola copia 30 secondi o B6 addirittura 45 secondi, avere questi, diciamo, questi 15-30 secondi in più, magari nell'eventualità riuscissi a buildarmi o comunque avere una piccola refined in buff debuff extension, mi avrebbe permesso comunque di sprecare meno ATB e mantenere più a lungo i miei potenziamenti, quindi fare più danno in prospettiva. Quindi avrei preferito magari boost attacco generico e buff debuff extension, che secondo me ci poteva stare bene, soprattutto per il fatto che appunto Cloud buffa se stesso con questi danni elementali. Però va bene, non posso fare troppo lo schizzinoso, in fin dei conti è andata bene, è comunque un'arma tra virgolette skippabile, ma che secondo me avere anche in singola copia potrebbe essere comodo. Quindi ovviamente la scelta sta a voi, la decisione sta a voi. Io è molto probabile che almeno la singola copia la andrò a prendere, però vedremo un po' quello che succederà, soprattutto con il banner di prossima settimana, dove Tifa sarà per l'appunto protagonista nuovamente. Detto ciò, non c'è altro di cui devo parlarvi. Adesso cercherò di mettermi in moto per appunto riuscire a buttare giù Ifrit e farvi il video ovviamente per quanto riguarda Ifrit. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!